Pierpaolo Pietrucci, candidato al Consiglio regionale, ricandidato dopo 4 anni e mezzo di esperienza all'emiciclo. Che bilancio si può trarre innanzitutto? Beh, un bilancio penso oggettivamente positivo. Io mi ricandido davvero con la coscienza a posto. Penso di aver interpretato nel migliore dei modi questo ruolo che mi è stato dato dalla mia comunità politica e non solo dalla mia comunità cittadina e territoriale, perché è la prima volta che l'Aquila ha avuto un solo consigliere regionale, non era mai accaduto, e anzi questo ci dovrà riflettere sui comportamenti che dovremmo avere per cercare di eleggere il più possibile consiglieri regionali nel nostro territorio, perché l'Aquila ha bisogno di essere rappresentata, tutto il nostro territorio, le aree interne hanno bisogno di benevolenza e hanno bisogno che le persone stiano lì a presidiare, e penso che questo mi viene riconosciuto da tutti, anche dalle parti politiche, i cosiddetti avversari, diciamo, quindi c'è un grande consenso che mi ha spinto a dare questa disponibilità, e io lo farò se sarò eletto per ulteriori 5 anni. Dopodiché lascerò la politica alle cariche elettive, penso anzi di dovermi impegnare per far crescere nel migliore dei modi una classe dirigente, far acquisire a questa classe dirigente una mentalità regionale. Ci sono risorse umane straordinarie, politiche, su cui lavorare, penso a consiglieri del Comune dell'Aquila, penso a Stefano Albano, Stefano Palumbo soprattutto, Paolo Romano, e oltre loro ci sono una serie di amministratori di comuni limitrofi che io considero i veri eroi di questa terra, i veri eroi della politica, che hanno le possibilità per emergere e prendere il testimone dopo di me. La politica ha un tempo, non può superare un certo tempo, perché poi ti logori, soprattutto se sei stato impegnato in prima linea come ho fatto io in questi 5 anni, ma non solo i 5 anni, io vengo da 7 anni con ricoperto il ruolo di capo di gabinetto al fianco del sindaco dell'Aquila nel periodo peggiore di questo territorio, della storia di questo territorio, il terremoto dell'Alto Aterno, le varie calamità naturali che ci sono stati. Sapete, l'Alto Aterno è la terra di origine dei miei genitori, pur essendo io nato dentro le mura della città dell'Aquila, e quindi penso di aver dato dignità a un popolo e una comunità nel migliore dei modi. Mi è costato tanta battaglia, tanto sacrificio, ho dimostrato con i risultati, perché nei prossimi giorni faremo un grande evento per portare all'opinione pubblica, alla conoscenza delle persone, tutte le battaglie, le infinite, le tante battaglie che abbiamo fatto e le risorse economiche che abbiamo portato sul territorio. L'altro giorno abbiamo fatto un conto della serva con i miei collaboratori e il risultato che abbiamo portato, oltre 100 milioni di euro in 4 anni e mezzo, sia io che Giovanni Lolli, ovviamente con ruoli diversi, però è stato un ticket che ha davvero funzionato, e vi assicuro che me ne dà merito quotidianamente la mia gente e la mia comunità. L'Abruzzo sconta ancora grosse differenze tra costa ed entroterra, questa è una delle sue battaglie, c'è ancora molta strada da fare però. Assolutamente sì, è stato il mio cruccio da sempre, perché io ci credo davvero nelle opportunità delle aree interne. Per molti sono una zavorra, purtroppo, sbagliando, invece per me sono una grande opportunità. Le aree interne sono comunque aree di prossimità, a seconda dei punti di vista di dove le vedi. L'Aquila ad esempio e le aree interne dell'Abruzzo hanno una condizione baricentrica che può rappresentare un'opportunità se la vedi, e le relazioni nei collegamenti con l'area appenninica, con la dorsale appenninica, e soprattutto i collegamenti con Lazio e con il litorale tirrenico, e quindi su Roma. Io dico sempre ad Alfonso, non è che all'Aquila serve l'Abruzzo, è all'Abruzzo che serve l'Aquila, l'asse trasversale, no? L'asse trasversale che parte da Ploce, dalla Croazia, entra in Italia, arriva fino a Barcellona. Noi siamo baricentrici su quest'asse trasversale. D'Alfonso ha fatto una battaglia giustissima sull'asse verticale, quindi sulle famose reti TNT che dall'Europa del Nord va fino al Salento, diciamo, parte da Ravenna, arriva fino al Salento, alla Puglia, e noi dobbiamo essere protagonisti di una nuova sfida che è quella dell'asse trasversale transfrontaliero. Io penso che con il know-how acquisito in questi 5 anni e con quelli che sono i risultati che ho portato, e soprattutto la voglia, perché me lo merito e se lo merita la comunità che mi ha sostenuto, di vedere realizzato la continuità dei progetti e le risorse messe in campo, penso che sui prossimi 5 anni, soprattutto per la
questo carattere che io ho, no? Quest'amore smodato per la mia terra, per la mia comunità, per la mia gente, che ho dimostrato di avere in questi 5 anni, penso che davvero possiamo recitare un ruolo da protagonisti per il futuro, che veda l'Aquila e il suo territorio e le aree interne al centro del nuovo progetto politico per l'Abruzzo. Questo Legnini lo conosce bene, sa bene quali sono queste opportunità, con lui si può davvero riscrivere una storia di questi 5 anni vincente per tutto l'Abruzzo. Infrastrutture e servizi, in particolare la sanità, fanno la differenza per le aree interne. Più luci o più ombre in questo governo uscente di centrosinistra su questi due fronti? Molte luci. Bisogna saperle comunicare le cose. Io penso ad esempio che il Partito Democratico a livello nazionale abbia fatto tante cose buone, queste cose buone che ha fatto, tante cose sbagliate, queste cose buone che ha fatto non le ha sapute comunicare. Sta a me adesso in questo mese, ma le persone lo sanno perché ho lavorato molto sulla comunicazione, sui social, sui media, la comunicazione anche fatta de viso con le persone, parlandoci quotidianamente, deve essere incentrata sul lavoro svolto, sulla continuità del lavoro svolto e sulle cose da fare. Sulle infrastrutture è oggettivo, il governo regionale ha portato tanti di quei soldi che neanche gli ultimi 3 governi regionali li hanno portati, e parlano i dati, lo stesso master plan di 1.600.000.000 di euro, i cui primi 700.000.000 di euro di fondi già sono stati assegnati e stanno partendo le gare e gli appalti. Sono soldi che in questa regione non si erano mai visti. Sulla sanità Silvio Palucci è riuscito ad abbattere il debito che aveva trovato da 600.000.000 di euro a 0 euro, cosa che ci consente di uscire dal commissariamento. Abbiamo ridotto il debito della regione Abruzzo da 2 miliardi di euro a 1.300.000.000. È un lavoro straordinario che abbiamo fatto e di questo noi dobbiamo andarne fieri. Dopodiché ci sono tante cose da cambiare, poi la politica purtroppo la fanno i comportamenti delle persone e le cose che sono state sulle quali c'è stata un'ostilità da parte delle persone era probabilmente dai comportamenti che ha avuto il governatore della regione, non sull'azione politica, perché l'azione politica, Alfonso, ha portato tantissimi soldi, il governo regionale ha portato tantissimi soldi e si è comportato con la diligenza del buon padre di famiglia nel risparmio in un momento difficile. Sulle infrastrutture ha fatto davvero la differenza, voi sapete tutta la mia battaglia che ho fatto sulla superstrada Laguna Matrice, sui collegamenti, ma la vera sfida su cui mi impegnerò come un dannato sarà il treno su Roma, il collegamento del treno su Roma sarà tutto il leitmotiv della mia azione politica nei prossimi 5 anni. Abbiamo già parlato con il governatore della regione Lazio, con Nicola Zingaretti, che ha sposato questa causa. Faremo un grande evento, un grande dibattito nei prossimi giorni, guardate, lo dico da aquilano, di chi ha 2 bambini piccoli, sta lavorando e lavorerà gli ultimi 5 anni per lasciare una città, un territorio meglio di come lo abbiamo trovato e come l'abbiamo vissuto noi. Se non stiamo fuori dalla partita del treno siamo morti, noi siamo morti. La città dell'Aquila, il territorio aquilano e il governo che ha speso 15 miliardi di euro per rifare, per ricostruire questo territorio, deve fare uno sforzo in più per far sì che questo sogno, questa che secondo noi è un'esigenza vitale, diventi realtà. E io mi batterò affinché questo sogno sia regalato alla nostra gente, alla nostra terra.